Il 24 dicembre 1959 l'ispettore generale dell'aviazione comunicò ai comandanti di tutte le basi aeree che i dischi volanti erano un problema serio e che il governo degli Stati Uniti aveva distribuito ai militari un opuscolo con indicazioni su come riconoscere un UFO, come descriverlo e come maneggiarne i frammenti. La gamma di testimoni che hanno visto un UFO è vastissima. Include anche personale militare dell'aviazione e della marina, marines, tecnici radar, ingegneri aeronautici, controllori aerei, astronomi, agenti dell'FBI, piloti ed equipaggi di tutte le compagnie aeree statunitensi. Il defunto dottor Allen Hynek coordinò per 18 anni le indagini sugli UFO condotte dall'aviazione e chiamate Progetto Blue Book. Venne riconosciuto come la massima autorità mondiale in ufologia. Dopo aver raccolto su computer i dati di oltre 63.000 avvistamenti, dichiarò che il fenomeno degli UFO è senza dubbio un fenomeno della nostra era. Da ciò emergono tre fatti che nessuno può negare. Il primo è che le testimonianze esistono, il secondo è che le testimonianze vengono da tutto il mondo, il terzo è che molte fra queste sono sottoscritte da persone altamente responsabili, spesso preparate scientificamente. Fra coloro che sostennero di aver visto un UFO c'era il senatore Barry Goldwater, che disse: «I dischi volanti, gli oggetti volanti non identificati o qualsiasi altro nome vogliate dar loro, esistono». Il principe Filippo d'Inghilterra è un fanatico dei dischi volanti. Egli riporta meticolosamente tutti i più importanti avvistamenti di UFO su un'enorme mappa nel suo studio privato a Buckingham Palace. Il generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle forze alleate nel Sud Pacifico, credeva negli UFO al punto da commissionare una relazione che risultò poi di 20.000 pagine. Una sera d'autunno del 1969, il governatore della Georgia, Jimmy Carter, stava preparando un discorso per la cittadina di Leary quando scorse un oggetto luminoso nel cielo ad ovest. Carter descrive la sua esperienza. Eravamo una ventina di persone quando all'improvviso, era il tramonto, una luce verde apparve nel cielo di ponente. Diventò sempre più brillante e poi alla fine scomparve. Durante il suo incarico di presidente, Ronald Reagan ammise di aver visto un UFO quando era governatore della California. Accadde mentre si trovava a bordo dell'aereo del governo con sua moglie Nancy. Lo inseguirono per circa 500 chilometri, ma ad un certo punto lo persero. Il 7 novembre 1975 scattò l'allarme alla base per il lancio di missili Minuteman di Malmstrom nel Montana. Una squadra antisabotaggio si recò immediatamente sul luogo e vide sospeso in aria un luminoso disco arancione delle dimensioni di un campo di calcio. Il disco cominciò ad alzarsi e quando raggiunse l'altitudine di 300 metri fu captato dal radar del Comando Aereo di Difesa nordamericano. Da Great Falls nel Montana furono inviati due bombardieri F-106 per intercettare il velivolo, ma prima del loro arrivo l'oggetto volante scomparve dagli schermi radar. La sera del 25 ottobre 1973, Steven Pulanski, un giovane allevatore della Pennsylvania, e almeno altri 15 testimoni videro un oggetto luminoso sospeso sopra un campo. Steven imbracciò il fucile e uscì perché aveva sentito dei rumori. Nell'aria c'era un intenso odore di zolfo. Steven vide due creature nella penombra e, credendo che fossero ostili, sparò per aria per intimorirli, ma queste non si mossero. Sparò una seconda volta e le due figure si dileguarono nel bosco. Poco dopo, l'oggetto scintillante si alzò, scomparendo nella notte. Una pattuglia della polizia stese una relazione sull'accaduto. I testimoni raccontarono che Steven aveva ringhiato come un animale e si era frustato le braccia. Il suo cane gli era corso incontro e lui lo aveva aggredito ferocemente mettendolo in fuga. Poi svenne e dopo poco riprese i sensi. Tutti confermarono la presenza di un odore nauseante simile a quello dello zolfo. L'11 ottobre 1973 Charles Hickson e Kevin Parker stavano pescando quando dal cielo scese uno strano apparecchio che restò sospeso nell'aria. Parker svenne e Hickson rimase paralizzato, ma riuscì a vedere ciò che stava succedendo.
Dalla navicella emersero due entità che presero Hickson per le braccia, lo portarono dentro l'UFO e lo esaminarono a fondo. Poi lo riportarono sulla riva del fiume. Più tardi, i due pescatori, rimessisi dal trauma, riferirono allo sceriffo quanto era accaduto. Poi furono lasciati soli nell'ufficio con un microfono nascosto. La loro conversazione rivelò che entrambi si erano molto spaventati. Parker aveva subito un trauma emotivo che lo portò a un esaurimento nervoso. Anche Hickson ebbe delle turbe psichiche per parecchio tempo. Gli incontri ravvicinati del quarto tipo, cioè di persone rapite dagli alieni e trattenute contro la loro volontà, sono i più terrificanti. Il caso più eclatante lo vissero Betty e Barney Hill la notte del 19 settembre 1961. Mentre stavano tornando a casa, videro una luce che si avvicinava, diventando sempre più intensa. Si trattava di un UFO che attraversò la strada e si fermò. Barney uscì dall'auto per rendersi conto di quanto stava succedendo e udì una voce che lo tranquillizzava. Ritornò veloce in macchina, mise in moto, imboccò l'autostrada a grande velocità e si arrestò solo a casa. Entrambi erano oppressi da incubi e visioni, perciò si rivolsero a uno psichiatra e sotto ipnosi narrarono una storia molto più strana di quella che ricordavano da svegli. Ecco il loro racconto dettagliato. Barney frenò e il motore si spense. Le creature si avvicinarono da due lati. Li condussero sul sentiero attraverso il bosco verso la navicella e li portarono a bordo, dove li sottoposero a una visita accurata. Riuscirono anche a descrivere dettagliatamente come erano i loro rapitori alieni. Betty Hill, sempre sotto ipnosi, ricordò che erano molto interessati alla sessualità umana e che comunicavano con loro attraverso una forma di telepatia che risuonava come una voce chiara all'interno delle loro teste. Dave Hunt, un giornalista ricercatore, autore di 18 libri, ha portato a termine un'inchiesta su alcuni casi di incontri ravvicinati del quarto tipo. Sostiene che nessuno sa cosa sia di preciso l'ipnosi e cosa provochi nella mente. È uno stato di coscienza alternativo, come lo yoga, sostiene. Praticato dai medici, allenta i normali collegamenti fra lo spirito e il cervello. Naturalmente, se un ipnotizzatore è abile, trasmette nel soggetto ogni tipo di suggestione. Può far credere che stiano o non stiano succedendo cose, fa credere all'ipnotizzato di avere poteri che in realtà non possiede o fa provare nuove esperienze. Può imprimere nella mente perfino dei ricordi. Il dottor Hunt sostiene inoltre che altri esseri alieni, posto che ce ne siano lassù, potrebbero fare lo stesso con noi terrestri. Sir John Eccles, premio Nobel per la ricerca cerebrale, descrive il cervello come una macchina che può essere messa in moto da un fantasma. Intende dire che in un normale stato di coscienza lo spirito aziona il cervello. Negli stati alterati, ottenuti con lo yoga, la meditazione trascendentale e l'ipnosi, si allentano i normali collegamenti fra spirito e mente, permettendo che un altro spirito, altre entità, si interpongano e inizino a trasmettere ai neuroni del cervello, creando un universo di illusioni. È diabolico. Tutte le prove sembrano condurre a questa conclusione. Secondo Eccles, gli stessi alieni potrebbero disporre di queste proprietà.